Qui lasciamo il campo sportivo e proseguiamo su questa strada forestale. Cavarette, musetti, la mia Lelo. Ciao Babi. Timore, dai che andiamo, go go go! Vabbè, mi sa che è ora di fare l'intro. Ciao Fiosse, ciao Fiossi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi diamo il benvenuto dal versante Agordino del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Più precisamente siamo arrivati al comune di Valle Agordina. Più precisamente ancora, aspetta che ho istruzione qua, siamo andati a parcheggiare alla frazione di Conaggia, dove c'è un comodissimo parcheggio ai campi da calcio ex palazzetto del ghiaccio, e da lì abbiamo intrapreso la strada forestale 542 che ci porterà dove? Non si sa. State con noi e vedrete dove vi portiamo. Soliti posticini nascosti, isolati, distanti dalla massa, distanti dal casino, quelli che piacciono a noi, ma a tanti di voi altri forse non vi piace, vi piace stare in mezzo al casino, perché bisogna che vi iscrivete al canale, iscrivetevi nei posti tranquilli, ci sta bene, andiamo avanti, via di là. Ah, oltretutto sembra che siamo arrivati proprio all'ultimo momento disponibile, perché come vedrete sul cartello che ho fotografato, dalla settimana prossima cominciano a fare lavori di disboscamento, pulizia del bosco, e quindi chiuderanno la strada a macchine, biciclette e anche a pedoni. Quindi una volta visto questo video mi sa che dovete aspettare almeno un paio di settimane se volete venire di qua. Ase un caldo umido, ma umido. Chissà che il tempo tegna, non dovrebbe piovere. Chissà che Giuliacci non avrebbe avuto una graspa in più ieri sera. E che la intiva, va, un po' si apre. Però sei umido. Oh, dunque. Sono più o meno 57 minuti che percorriamo questa strada forestale asfaltata che segue la Val delle Pontesie, e onestamente sarà un po' per il nuvolo, sarà che non è che ci sia un gran panorama. Taci che servono fragoline, e manco lungo la strada sui bordi ci sono un sacco di fragoline e mi distraggo un po' a raccoglierle, perché per il momento è un po' monotono il discorso. Però spero che più in alto cambi. Taci che alzandosi di quota si è alzata anche un'arietta niente male. Adesso si sta molto meglio, un po' più freschi e meno affa. Continuiamo ad andare su comunque. Simone! Tu sprecate queste, fa un tanto caldo più di niente. Allora, qua ci sarebbe, a questa altezza, il bivio per fare la scorciatoia verso la nostra destinazione. Ma noi continuiamo per la strada. Intanto qua vi faccio vedere la Madonnina dello Sciar. Era che bea. Madonnina.
E noi continuiamo per la strada. Un'ora e mezza di camminata tranquilla in salita, si arriva a questo bivio che a sinistra porta a Scofe Piqual, che da quello che ho intracapito dalle varie applicazioni ci dovrebbe essere un'abitazione o un rudere o qualcosa, ma noi proseguiamo su per di qua e non vi dico ancora dove stiamo andando. Siamo comunque in mezzo a un bosco che rispetto a quello della Val Zoldana sembrerebbe essere stato molto meno bastonato da vaia. Qui c'è molto meno bostrico e le piante sono più verdi. E all'ombra si sta bene, freschetto, senza affa. Salendo se ne approfitta per darci una sbirciatina al bosco. Sia mai che si trova qualche fungo, visto che da quello che mi ha raccontato il mio amore, uno dei più grossi porcini è stato trovato dall'interno di una macchina percorrendo una strada statale, ma non c'è tanta traccia di funghi per il momento. Eccoci qua, che in circa 2 ore giuste, more or less 700 metri di dislivello, siamo arrivati a Maiga Foca, che da quello che avevo capito è sì dismessa, nel senso che non vengono più a pascolare le mucche, però teoricamente la parte della casera doveva essere rimasta come pseudo bivacco, ma mi sa che deve essere successo qualcosa di grave, perché vedo lo stipite della porta completamente carbonizzato. Adesso andiamo a vedere cosa resta. Sicuramente qua ha preso fuoco. Non so se per mano umana o a causa di un fulmine. Qua è bruciato tutto. Qua c'era il focolare. Qua ci sono tutte le travi bruciate, le lamiere tutte ossidate, bruciate, e quindi sì, della casera non resta che un cumulo di macerie, purtroppo. Ah, c'è anche l'eco. Comunque c'è funzionante ancora un'ottima fonte d'acqua dove le mucche sicuramente si abbeveravano, e se ci fosse una giornata un po' migliore qua attorno ci sarebbero un bel po' di monti da vedere, tipo qua dietro gli alberi, qua ci dovrebbe essere il castello del Moschesin, Spitz del Moschesin. E si potrebbe vedere anche il Tamer Grande, Punta Civetta, di qua c'è Monte San Lucano, la Stella d'Agnier, qua c'è il mio amore e qua c'è la vecchia stalla. Adesso, visto che si è fatta una certa, probabilmente mangiamo un paninetto, e mi sa che a sto punto, visto che questa è messa così, non sarà la fine del nostro percorso di oggi, perché non mi accontento di un rudere. Lì sotto c'è la Valle Agordina, vediamo se zoom un po'. Tec, tec. Mi sa che ne avevano anche un bel po' di mucche quando era aperta e funzionante questa casera, che è una bella stalla importante. Qua c'è quello che rimane di quello che c'era dentro sulla casera, stufa economica, ma che ovviamente non è utilizzabile, un po' di legna,
Comunque, come avete visto, oh, no, vi metto adesso la foto, la fontana è datata 1922 e l'acqua è ancora buona, quindi intanto optiamo per mezzo panetto, pomodoro, mortadella di cinghiale e zucchina alla piastra e un po' di maionese, ormai è diventato un must più o meno questo qua, è buono, che ci devo fare? Nel frattempo che mangiavamo il panino è spuntato un po' di Tamer Grande e di qua un po' dietro le nuvole c'è la stia di Framont e adesso pensavamo che siccome secondo me come noi non sarete soddisfatti di questa casera e di questi ruderi, se siete ancora con me e con noi in questo momento del video, se ci seguite ancora per un po' vi portiamo a vedere una chicca, sperando che non sia andata a fuoco anche quella nel frattempo. Adesso magari non vi farò la descrizione completa del percorso, perché tanto poi alla fine vi lascio la traccia, quindi se trovo qualcosa lungo la strada bene, se no ci vediamo direttamente nel punto top dell'escursione, che sarà giù da quelle parti. Ecco, solo un piccolo appunto per quanto riguarda il sentiero per la nostra seconda tappa della giornata. Lì dietro c'è Maiga Foca, questa qua è la strada da cui siamo arrivati dalla Valle Gordina. Tornando indietro sui nostri passi per un centinaio di metri, incrociamo di qua sulla sinistra un'altra strada forestale, però questa volta è non asfaltata, e quindi prendiamo su per di qua. Mi domandavo, ma è possibile fare indigestione di fragoline di bosco? No, perché venendo su ne avrò mangiati due etti e mezzo, anche tre. Ma in effetti in questa zona qualche albero l'hanno tagliato, perché è pieno di socche, quindi qua era pieno di alberi. Intanto là dietro c'è il moschesin. E lì sotto c'è un villaggetto di baitine, coccole. Andiamo avanti, via! Ed ecco che in all'incirca 25 minuti dalla casera, i resti della casera Foca, facendo un po' di saliscendi tutti in falso piano, arriviamo a Forcella Folega e laggiù in fondo c'è il gioiellino che stavamo cercando. 25 minuti, ha detto che con il mio passo ne avevamo messi 45. Lì in fondo c'è Bait de Folega e adesso andiamo a vederla. In prossimità della baita c'è anche un'ottima fontana di acqua pura. Buona, bella fresca. E adesso andiamo in baita. Eccoci qua su questa popò di conca tra il monte Valaraz e il monte Zelo o Cielo. Da qua sono altri 500 metri di dislivello per andare fino a cima, ma visto il tempo che sta venendo avanti anche no. Qua c'è un piccolo ricovero per gli attrezzi, intorno ci sono tutti quanti i cartelli che indicano bite del, bite della, adesso magari ve li metto in sequenza e non so se erano un piccolo agglomerato di casette, di posti, non so, magari hanno più malgari che venivano qua, non ho idea. Adesso andiamo a vedere la baitina dentro finché il mio amore si riposa, che ha già aperto per dargli un po' di aria. Andiamo a vedere com'è dentro. Allora, carina da fuori. Oh, dentro. Dentro. Dentro praticamente c'è un bel focolare, un po' di legna, un po' di griglie macinate che non sono più niente.
È un po' sporchino dentro, non so quanta gente ci venga, non penso tanta, però è un po' sporchino. Qui, carta da culo. E qua, niente. Qua, cerini, poco niente. Dentro qua, vuoto. Dentro di qua, idem con patate, vuoto. E sì. Umile, minimal, però teoricamente da di qua, andando sul retro, ho visto che c'è una porticina, vediamo di aprirla senza scarnificarmi le mani. Ah beh, qua sopra c'è un bel soppalchino con una bella finestrella, un po' di reti, che ormai questa è andata, le altre mi sembrano un po' meglio, sì. E da qua c'è il panoramio. Ah mio, che panoramio! Vabbè, mi sa che adesso è l'ora del secondo panino. Comunque qua sopra non vedo tracce di bestie, non ci sono escrementi di topi, ghiri, mi sembra bene, quindi volendo si può pensare anche di dormirci. Il tetto sembra rifatto da poco, anche perché non so se questi qua sono quelli che hanno rifatto il tetto o no, ma è l'unica scritta che vedo, quindi bene così, via. Sera tutto la notte là, un po' di panche per fare picchenicche, e come sempre le immondizie ve le rimettete in tasca. Qua c'è un altro bel bancone tipo birreria. E un po' di schianti anche qua. Andiamo di panino. Messaggino di rito sul libro del bivacco, baita fatto. Beh, sotto sto bella pergoletta, molto stile birreria, appunto per la quale birreria, secondo mezzo paninetto e biretta. Simore, tasi che mi è stata smetticata una volta sua, perché se no seria mona, sì o no? Salute, cin cin. Occhio che stavolta mi sono portato via anche la moca, no? Però ho pensato, invece che portarmi via il scartosso del caffè, il vasettino col caffè, ho pensato, visto che tanto di caffè me ne farò uno e non 200, ho detto, faccio così, era come. Pareggio già il caffè dentro, no? Arrivo qua come bel cortein, faccio così un attimo, tac, tiro fuori lo filtro, prendo l'acqua la DDT, mi ha detto Elisa che dicono da lei, mette dentro l'acqua nella moca all'altezza della valvola di sfiato e pareggio il caffè, no? Aga massa. Comincio a sentire un profumino e qua sta venendo su il caffettino. Sì, more. Bene, abbiamo chiuso Bite de Folega, molto carina. Qua, visto che qua è una bella conca piena di fiori, non prendete i fiori e portate via le immondizie. Qua è pieno di fioretti, ma pieno, pieno, pieno. Siccome tacca a far freschetto e il tempo non promette niente di buono, torniamo verso la macchina.
giusto per dare un'indicazione, per non tornare indietro dalla stessa strada che abbiamo fatto all'andata, da Forcella Folega, di qua, da dove viene su il nostro amico con la moto da trial. No, adesso fa il salto, c'ho tec. Torniamo giù di qua e poi ci ricongiungeremo con la strada dell'andata in qualche punto. Stiamo scendendo per il sentiero che non è segnalato, ma dovrebbe essere il numero 525, semmai dopo lo scrivo qua, però vedo nettamente le tracce della moto appena passata sopra, quindi è di sicuro giusta. E nel frattempo è la mia piccola vedetta lombarda, dal naso sopraffino, mi comunica che sa da fungo, però non se ne vedono funghi. Quindi adesso magari scendendo diamo un'occhiata, che niente niente, troviamo un porcino per farsi un risottino stasera. Perlomeno adesso questo è un bel sentiero in mezzo al bosco e non più strada. Qua c'è un bel albero schiantato, uno, forse due, forse tre. E adesso passiamo dentro. Ah sì. Là. Spunta l'alelo dal bosco. Spunta l'alelo dal bosco. Ah, sposta i legni qui, i bacchetti. Allora, vedi perché io compro le cose al Decathlon? Perché se avessi un mantivento della North Face da 400 euro. Sì, ma stai facendo pubblicità così. Non posso sentirmi libera lì, sì. Ah. Perché okay, bisogna comprare roba da pochi skate che però abbia una bella qualità, rapporto qualità-prezzo ottimo. Che nel senso, anche se te spacchi, te ne compri un altro invece che spenda 400 euro. No, poi vai in giro con il culo stretto. Eh sì, è come le macchine. Meglio comprarne do che non costa un cazzo piuttosto che comprarne una che costa tanto, perché te ne spacchi una dei do che non costa niente, ami. Te ne spacchi una che costa tanto, gira un fiai bye. A parte che se uno la compra che costa tanto vuol dire che ha tanti skate, che non è il mio caso. Non voglio neanche skate, può comprarmi un drone, fioi. Guarda, comprarmi un drone, non voglio skate. Sono netto assassinà. Iscrivetevi al canale, per piacere, che sono morto di fame. Eccoci qui, che sbucchiamo dal sentiero 545, ritorniamo alla Madonnina e rincrociamo la strada con segnavia 542. Adesso da qua ricomincia la noia, diciamo, perché un'altra volta asfalto e si va giù verso la macchina. Ecco, siccome mi piace dare sempre nel migliore dei modi e nel massimo delle mie capacità le informazioni più corrette possibili, siccome stavamo scendendo per questa noiosissima strada forestale, ho guardato su Google e praticamente Maiga Foca ha preso fuoco nel gennaio del 2019 e a quanto pare, poi non so se sono riusciti ad arrivare alla fine delle indagini, sembrerebbe per causa umana. Quindi qualche duni si da dentro che impissa il fuoco, il fuoco probabilmente che si è scampato dai mani e che c'è fuoco tutto. Quindi stai attenti quando cade in bivacco, nei malghe, nei casere, non stai a fare i grandossi, insomma. Se avevi freddo torna a casa, se non si buoni di stare a dire un fuoco. Attenzione, fiosse, fiossi, abbiamo finito il rientro tramite la strada noiosa. La giornatina di oggi sono all'incirca sui 13 km. 13? Erano 11. Prima. 11 km e 700-750 metri di dislivello. Vi lascio in descrizione la traccia qua e là. Ringraziamo sempre il non sponsor, Roberto, mio grande amico di Verona, che mi avrebbe fornito anche una bella maglietta sponsorizzata. Però, Robertino, in cottone, dopo che mette una vita a sugarsi, bisogna che te fassi così, in tessuto tecnico, che così anche antico, ti va sui copi, ti te bagni, ma ti te sughi subito. Va bene, Fiossi. Robby va nudo. Va bene, Fiosse, Fiossi, è stato un piacere. Mi raccomando, se avete voglia, tempo, iscrizione è sempre gratuita.
non fa schifo. Iscrivetevi al canale per piacere. Ciao. Ciao. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.